Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi di true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Buongiorno e benvenuti sul set di Red Room. Questo è il nostro nuovo video podcast in cui nella prima stagione vi raccontiamo le vere storie che hanno ispirato molti film, spesso film horror. Nei vari episodi vi racconteremo diversi casi, troverete un po' di tutto, true crime, paranormale, un po' mistero. Quindi tutte cose che secondo me possono davvero essere di interesse. Vi lasceremo nella descrizione di questo video il link al canale YouTube di Red Room. Quando vedrete questo video sarà già disponibile sul canale il primo episodio, quindi vi aspettiamo lì, speriamo che vi piaccia. Ovviamente essendo un video podcast ci trovate anche in tutte le piattaforme di streaming per podcast, quindi se volete ascoltarci ci trovate anche lì, vi lasciamo tutti i link qui sotto e adesso torniamo al nostro video. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Inghilterra, più precisamente nello Wiltshire, in una città di circa 17.000 abitanti di nome Calne. Si tratta della classica cittadina nella campagna inglese, o almeno come mi immagino io una cittadina nella campagna inglese, e si affaccia su un piccolo fiume di nome Marden che si estende per circa 3 km nella regione. Negli ultimi anni 90 e nei primi dei 2000 la città ha visto una notevole espansione per quanto riguarda l'economia, con una conseguente crescita della città in termini di popolazione e servizi. Infatti, nonostante le piccole dimensioni, Calne ospita diverse scuole, un ospedale e addirittura un centro commerciale. Qui nel 2019 viveva la famiglia Gald, composta da Matthew e Carol, i genitori, e loro figlia di 17 anni, Ellie. Ellie era nata il 6 febbraio del 2002 e fin da piccolissima era sempre stata molto attiva e soprattutto molto ambiziosa. Aveva infatti deciso molto tempo prima che cosa avrebbe voluto fare da grande, si sarebbe laureata in psicologia e poi sarebbe entrata nel corpo della polizia. Infatti nel 2019, anno in cui inizia più o meno insomma la nostra storia, Ellie aveva 17 anni e si stava preparando per affrontare tutta una serie di test universitari, test di ammissione. Tra l'altro era una bravissima studentessa, infatti era anche in lizza per una borsa di studio all'interno del suo liceo che avrebbe coperto le rette scolastiche insomma dell'università. Erano davvero tutti molto fieri di lei, i suoi genitori, anche il fratello maggiore che in realtà da molti anni aveva una sua vita, abitava con sua moglie, aveva dei figli. Escluso il lato scolastico, Ellie era una persona davvero molto solare, aveva davvero tantissimi amici, era quella che possiamo considerare una ragazza popolare nel suo liceo. Aveva anche una grande passione, una passione che le era stata in realtà tramandata, insomma passata da sua madre, ovvero l'equitazione. Ed era anche, suppongo, abbastanza brava, non che io me ne intenda assolutamente niente di equitazione, però partecipava a diverse competizioni e aveva anche vinto alcuni premi, quindi suppongo dovesse essere anche brava. Era intelligente, era brava a scuola, aveva una famiglia davvero fantastica che stravedeva per lei, aveva un piano molto chiaro per il futuro, sembrava davvero che non sarebbe potuto succedere niente di male nella sua vita. E probabilmente lo credevano anche i suoi genitori fino al 2019, quando accadde qualcosa di sconvolgente. Il 3 maggio del 2019 era un venerdì tra tanti, per la maggior parte degli abitanti di Calne iniziò come un venerdì qualsiasi. Quel giorno in particolare Ellie non avrebbe avuto lezioni la mattina a scuola, questo perché i licei in Inghilterra nell'ultimo periodo del semestre danno delle mezze giornate libere, tra virgolette, ai propri studenti che sono in uscita, che vanno magari poi all'università eccetera, per prepararsi di fatto ai test d'ingresso. E infatti quel venerdì mattina era proprio una situazione simile: durante la mattina non avrebbe avuto lezioni, poi il pomeriggio avrebbe ripreso normalmente. Ellie quel giorno si svegliò molto presto perché appunto aveva in programma di mettersi a studiare tutta la mattina, quindi fece colazione insieme ai suoi genitori, li salutò, loro due uscirono per andare al lavoro e lei rimase a casa. Nessuno dei genitori, nessuno dei due notò assolutamente
assolutamente niente di fuori dal comune in lei, non notarono, non sembrava particolarmente agitata, non sembrava dovesse fare qualcosa, non sembrava pensierosa. Quel pomeriggio sarebbe dovuta passare a prenderla in macchina una sua compagna di classe che l'avrebbe accompagnata insomma alle lezioni. Alcune ore prima però di questo appuntamento Ellie scrisse un messaggio a questa sua amica per dirle che aveva cambiato idea, che sarebbe rimasta a casa tutto il giorno, non sarebbe venuta alle lezioni nel pomeriggio, quindi che non c'era bisogno che la passasse a prendere. La sua amica, come avrebbe fatto penso chiunque, non pensò assolutamente a niente di strano. La salutò e le disse che si sarebbero riviste il lunedì dopo. Quel giorno Matthew, il padre di Ellie, avrebbe finito di lavorare intorno alle 14, avrebbe avuto un turno praticamente breve, quindi verso le 14:30 circa arrivò a casa e rimase subito stupito dal fatto che la porta d'ingresso non fosse chiusa a chiave, perché ovviamente per quanto ne sapeva lui a questo punto sua figlia doveva essere a scuola per le lezioni pomeridiane e sua moglie al lavoro. Chiamò quindi il nome di sua figlia per cercare di capire se per qualche motivo fosse rimasta a casa, ma nessuno gli rispose. Quindi pensò semplicemente che magari sua figlia nella fretta di uscire di casa per andare a scuola si fosse dimenticata di chiudere la porta a chiave. Di fatto non ci pensò più di tanto, quindi chiuse la porta alle sue spalle e si avviò verso la cucina per prepararsi qualcosa da mangiare. Non appena arrivato nella stanza però si trovò davanti a una scena davvero crudissima. C'era sua figlia per terra, sdraiata faccia in giù, immersa in una pozza di sangue, e in realtà su altre varie superfici della cucina c'erano diverse strisciate tracce di sangue. Nella sua mano c'era un coltello completamente sporco di sangue. Matthew si mise ovviamente ad urlare, cosa che attirò l'attenzione di un vicino che accorse subito in suo aiuto, e sarà poi proprio questo vicino a chiamare il 911. Polizia e ambulanza arrivarono poco dopo, non ci fu più niente purtroppo da fare per lei, anche perché questo lo rivelerà ovviamente poi in seguito un'autopsia, era morta già da diverse ore, da 4 ore almeno. Il fatto che avesse in mano il coltello fece subito pensare alla maggior parte delle persone, anzi in realtà praticamente a tutte, che per qualche motivo quella ragazza avesse deciso di togliersi la vita. L'unica persona all'inizio che ebbe subito un'impressione totalmente diversa della situazione era proprio Matthew, il padre di Ellie. Lui fin da subito credeva che ci fosse qualcosa in più da scoprire in quello che era accaduto e che quelle ferite non se le poteva davvero essere procurate sua figlia. Tra l'altro fu proprio Matthew a chiamare sua moglie, cercò di ricomporsi, nel senso che non voleva dirglielo al telefono, quindi le chiese di venire a casa il prima possibile e glielo dirà poi una volta che Carol arrivò lì. Carol, al contrario di Matthew, non pensò che ci fosse effettivamente qualcosa di più dietro, ma non credette alla questione autolesionismo, perché semplicemente pensava che sua figlia non fosse la persona, non fosse depressa, era un periodo molto positivo nella sua vita, quindi secondo lei non c'era davvero il motivo per cui avrebbe dovuto compiere un gesto del genere. Carol però se lo spiegò in un modo un po' diverso e continuerà a credere a questa cosa fino a poi delle ulteriori analisi che verranno fuori. Si spiega questa vicenda come una sorta di incidente, magari sua figlia aveva in mano quel coltello, era caduta, era successo qualcosa per cui senza volerlo lei si era ferita. Queste convinzioni, cioè la polizia, i detective sul fatto che fossero ferite autoinflitte, Carol la madre sul fatto che fosse un incidente e il padre che invece ci fosse qualcosa di più dietro, durarono fino a quando non arrivò effettivamente il risultato dell'autopsia diversi giorni dopo, e venne fuori che prima di essere stata colpita con un coltello, Ellie era anche stata strangolata. Si aprono a questo punto di conseguenza delle indagini per omicidio. Quindi di conseguenza la polizia si mette a interrogare un po' tutti i vicini, le persone che abitavano l'intorno, per vedere se qualcuno avesse sentito o visto qualcosa di strano. All'inizio dei primi interrogatori non viene fuori niente di strano, niente di sospetto, nessuno aveva visto niente. E per i primi giorni, insomma, in questa situazione la polizia cadde un po' in un punto cieco, perché dalla scena non c'erano davvero prove che ci fosse stata un'altra persona oltre Ellie lì dentro, non c'erano segni di scasso, non era stato rubato niente dalla casa, quindi non poteva trattarsi di una rapina finita male, fino a quando non parlano con un vicino che dice di essere abbastanza sicuro che la mattina dell'incidente qualcuno aveva fatto visita ad Ellie. Si trovava praticamente del vicino che
di rimpettaio, penso si chiami quello proprio che abitava di fronte alla casa dei Gald, e praticamente a un certo punto aveva guardato fuori dalla finestra e aveva visto un ragazzo davanti alla porta di casa di Ellie. Non l'aveva visto in faccia perché appunto si trovava di fronte, quindi l'aveva visto da dietro, però era abbastanza sicuro che si trattasse di un ragazzo giovane, magro e alto. I detective con questa descrizione chiesero a Matthew e Carol se la cosa gli diceva qualcosa, se magari Ellie a quel punto stesse frequentando qualcuno, e loro dissero effettivamente che circa un mesetto prima Ellie aveva chiuso una relazione con un suo coetaneo. Nel gennaio di quell'anno, infatti, Ellie aveva iniziato ad uscire con un suo coetaneo, un ragazzo di nome Thomas Griffiths. Thomas frequentava il suo liceo ed era anche lui un ragazzo popolare, faceva parte della squadra di rugby della scuola, era una persona con molti amici, era ambito, tra virgolette, da molte ragazze, insomma il classico ragazzo popolare che ci immaginiamo. Di conseguenza, Ellie, quando aveva iniziato ad uscire con questo Thomas, era molto contenta, era molto felice del fatto che un ragazzo così popolare le avesse chiesto di uscire. Tra l'altro, lei e Thomas erano in realtà amici da un po' di tempo e le cose, insomma, si erano evolute di fatto in una relazione. Questa relazione però non era durata moltissimo perché iniziata a gennaio, verso l'inizio di aprile Ellie aveva deciso, insomma, di interrompere la relazione. Per quanto ne sapevano i suoi genitori, aveva chiuso questa frequentazione, questa mini relazione, perché poi sarebbe andata al college, insomma non voleva essere legata a una persona prima di iniziare di fatto questa seconda fase della sua vita. Carol disse di averlo conosciuto anche in un paio di occasioni, niente di ufficiale, però si erano incrociati magari quando lui veniva a prendere sua figlia o quando la riportava a casa, e gli era sembrato un ragazzo qualsiasi, un ragazzo normalissimo, anzi era contenta perché vedeva Ellie abbastanza gasata, abbastanza contenta per questa relazione. Il padre, al contrario, non era felicissimo di questa relazione, ma non perché avesse mai effettivamente percepito qualcosa o capito qualche tipo di dinamica, ma perché non gli andava molto a genio Thomas. Poi magari era scattato un po' la cosa, insomma, i padri in generale con le figlie magari sono un po' gelosi quando iniziano una relazione o cose del genere, quindi in ogni caso nessuno dei due genitori aveva mai avuto nessun tipo di sospetto negativo nei confronti di questo ragazzo. I detective decidono di parlare anche con alcuni dei conoscenti, degli amici di Thomas ed Ellie, ed effettivamente dagli amici riescono a scoprire un pochino di più di questa relazione. In particolare un'amica di Ellie dice alla polizia che Ellie era molto in realtà sollevata di aver chiuso questa relazione, perché secondo quanto le aveva raccontato Thomas stava diventando un po' appiccicoso e lei non se la sentiva tanto di avere proprio una relazione seria con questa persona. Lui al contrario era tutto meno che sollevato, aveva preso molto male questa rottura, aveva parlato con molti suoi amici dicendo di essere estremamente depresso, di non sapere davvero come reagire a questa situazione, che si era sempre immaginato un futuro con Ellie e che di fatto gli si era sgretolato tutto, gli era caduto il mondo addosso. Decidono di mostrare una foto di questo Thomas al vicino, quello che aveva visto questo ragazzo da dietro, e come vi dicevo era da dietro, quindi non è che si possa fare chissà che tipo di identificazione con una persona che ha visto la nuca e le spalle di un ragazzo, però questo vicino disse che per quanto ricordava poteva effettivamente trattarsi di Thomas. Una volta raccolte tutte queste informazioni, chiaramente i poliziotti detective decisero di andare a fare una visitina a questo Thomas. Andarono a casa sua dove viveva con i suoi genitori e fu proprio lui ad aprire la porta, quindi parlarono immediatamente con lui e gli chiesero che cosa avesse fatto quel 3 maggio. Mentre lui racconta quello di cui adesso parleremo, dei poliziotti notano dei graffi sul collo. Non erano graffi che potessero implicare un qualche tipo di aggressione o cose del genere, però sicuramente iniziano un pochino a insospettirsi e questi graffi non glieli faranno notare per tutto il primo interrogatorio. Thomas racconta alla polizia che quel giorno l'aveva accompagnato a scuola in macchina sua madre, che però una volta arrivato davanti alla scuola non si era sentito tanto bene, quindi aveva deciso di tornare a casa in macchina, di fatto non dicendo niente a sua madre, quindi aveva marinato la scuola. Era arrivato a casa poco dopo le 10:30 e si era nascosto in camera sua perché sapeva che di lì a poco sua madre sarebbe tornata, quindi il suo piano era quello di rimanere nascosto
in camera sua a studiare fino a quando la madre non sarebbe poi riuscita. Quando la madre poi era uscita per fare le sue commissioni, Thomas era uscito e aveva raggiunto un suo amico che in realtà era anche un suo vicino di casa, abitava praticamente a due stradine da lì, aveva passato un po' di tempo con lui e gli aveva parlato di questo periodo, in cui questa situazione un po' brutta in cui si trovava, era stato lasciato dalla sua fidanzata che ancora amava tantissimo, quindi insomma parlarono un po' di questa cosa qua e Thomas gli confessò che effettivamente era in un periodo in cui si sentiva molto depresso, durante il quale aveva pensato più volte di farsi del male. Per questo motivo giustamente il suo amico gli dice: senti, vai a parlarne con qualcuno, ti accompagno io dall'infermiera della scuola in modo che lei ti possa aiutare, ti possa indirizzare verso magari uno psicologo, qualcuno di più adatto insomma con cui tu possa parlare. Quindi questo amico l'aveva accompagnato in macchina alla scuola, lui aveva parlato con l'infermiera aveva pensato che fosse il caso di chiamare la madre di questo ragazzo per informarla della situazione. La madre era arrivata, questa infermiera le aveva detto che secondo lei era il caso appunto di rivolgersi a uno psicologo, le aveva dato insomma qualche nominativo, dopodiché la madre insieme a Thomas ritornano a casa. La storia effettivamente filava, nel senso che venne confermata da tutti. Guardano delle videocamere di videosorveglianza davanti alla scuola e si vede Thomas che viene accompagnato dalla madre e poi dopo qualche minuto che risale su un autobus in direzione di casa sua. Il vicino di casa, l'amico, conferma tutto, conferma di aver parlato con lui, di averlo accompagnato poi dall'infermiera, anche l'infermiera conferma. Quindi di per sé quest'alibi filava. Tutti i vari punti che lui aveva raccontato erano stati confermati. Solo che tutti gli intervalli di tempo tra una cosa e l'altra non erano confermabili in nessun modo. Ad esempio, non si poteva sapere con certezza che lui effettivamente fosse in casa quella mattina e che fosse nascosto in camera sua, perché la madre era stata a casa tutta la mattina e non lo aveva notato, cosa che poteva quadrare col suo racconto di mi sono nascosto in camera perché avevo di fatto tagliato, avevo marinato a scuola, ma poteva anche essere plausibile con il fatto che lui in camera sua in quel momento non ci fosse. Controllarono quindi i dati del suo cellulare ed effettivamente verso le 10.40, 10.45 doveva essere per forza arrivato a casa sua, perché il suo cellulare si era collegato al wifi di casa. Alcuni minuti prima delle 11 però il suo cellulare si era scollegato dal wifi e si era agganciato alcuni minuti dopo ad una cella telefonica nella stessa area in cui si trovava casa di Ellie, ed era rimasto in quella zona per circa un'ora fino alle 11.52, quando questo cellulare si era di nuovo ricollegato al suo wifi di casa. Quell'ora più o meno di buco gli dava tutto il tempo per andare da Ellie, ucciderla e ritornare. Decisero quindi di guardare alcune videocamere di sorveglianza che si trovavano praticamente nel tragitto tra casa sua e casa di Ellie, e notano che effettivamente più o meno in quell'intervallo di tempo viene ripresa la macchina di Thomas che fa il tragitto da casa di Thomas in direzione di casa di Ellie. Dopo circa un quarto d'ora la macchina passa nella direzione di nuovo verso casa di Thomas e di nuovo alcuni minuti dopo ritorna. Setacciano quindi tutta l'area che separava le due abitazioni. A questo punto la polizia pensa che sia ritornato per sbarazzarsi di qualche prova, per cancellare qualsiasi tipo di traccia, di DNA, di prove che dimostrassero che lui era stato lì. Ed effettivamente in un parco che si trovava proprio in questo tragitto trovarono, nascosti sotto delle foglie, alcuni sacchi di plastica con all'interno diversi asciugamani sporchi di sangue, e un'analisi del DNA confermerà che quel sangue apparteneva proprio ad Ellie. Avendo ristabilito quindi questa sorta di timeline, venne da subito in mente ai poliziotti una cosa, ovvero che quel messaggio che Ellie aveva mandato alla sua amica per dirle che non sarebbe andata a scuola era stato mandato proprio nei minuti in cui Thomas si doveva trovare a casa di Ellie, il che voleva dire che con ogni probabilità quel messaggio era stato scritto da Thomas. E se a questo punto Ellie era già morta, con il fatto che lui ovviamente non sapeva il PIN del telefono della ragazza, doveva aver usato l'impronta digitale di Ellie, prendendole la mano e mettendole il dito sul telefono. Le aveva poi infine messo il coltello in mano, evidentemente per far passare la cosa come ferite autoinflitte, come se Ellie si fosse tolta la vita. In realtà continuano a rimanere ipotesi queste, perché è vero che lui si è spostato, che la sua macchina si è spostata, ma non c'era effettivamente niente che lo collocasse con
prove tangibili, cioè filmati che lo riprendono mentre entra, eccetera, in casa di Ellie. La cosa più concreta che hanno a questo punto contro di lui è il fatto che un vicino ha visto una persona dalle spalle che può sembrare lui, come immaginate, come starete già immaginando. Non si tratta proprio di prove solidissime che magari in un tribunale possano reggere contro ogni ragionevole dubbio. Hanno bisogno di qualcosa che lo collochi inequivocabilmente lì, in quel momento. E per loro fortuna una cosa la troveranno. Faranno una sorta di perquisizione molto profonda a casa sua, nella sua stanza, e troveranno delle sue scarpe da ginnastica con sopra alcune macchioline scure, rosso scuro, e dalle analisi queste macchioline risulteranno proprio essere sangue di Ellie. Ed è solo a questo punto, con il ritrovamento delle scarpe da ginnastica, che Thomas confesserà quello che aveva fatto. Dirà in realtà una mezza verità, nel senso che dirà alla polizia di essere andato a casa di Ellie per studiare, cosa che non era assolutamente vera, ovviamente, che poi si erano messi a litigare e che praticamente aveva avuto una sorta di blackout, cioè non si ricordava esattamente che cosa aveva fatto, ma quando poi aveva ripreso coscienza Ellie era per terra, totalmente coperta di sangue, che aveva poi utilizzato degli asciugamani per pulire il sangue e li aveva poi appunto nascosti dove li troveranno. Secondo la polizia, Thomas aveva agito davvero troppo freddamente e in modo troppo calcolato, anche facendo finta di andare a scuola per sua madre, tornando poi a casa, perché si fosse trattato davvero di una sorta di raptus o comunque di momento in cui lui aveva un po' perso la testa, aveva avuto una sorta di blackout, eccetera. Al processo non fu in grado di guardare in faccia nessuno, soprattutto i genitori di Ellie. C'è da tenere in considerazione del fatto che nel momento in cui ha compiuto questa cosa era ancora minorenne e ovviamente questa cosa ha tutte delle conseguenze dal lato processuale. Viene condannato a un ergastolo, ma di questa sentenza dovrà scontare solo 12 anni prima di poter richiedere la libertà condizionale. Ovviamente gli potrà essere negata, però 12 anni per poter richiedere la libertà condizionale sono sicuramente pochi. Nel marzo del 2021 è stata approvata una legge in Inghilterra, una legge che prende proprio il nome da Ellie, che permette praticamente di processare come adulti gli adolescenti che compiono un omicidio e di dar loro praticamente un minimo di sentenza da scontare prima di richiedere la libertà condizionale di 27 anni. E questa legge è stata molto spinta anche mediaticamente, pubblicamente, dalla madre di Ellie, che chiaramente non aveva mai accettato in modo molto positivo, come penso sia normale, i 12 anni di sentenza solo prima della libertà condizionale. Questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi. Come al solito, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del caso. Grazie di essere arrivati fino a questo punto del video. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.